Questi canti fanno ormai parte della tradizione contadina ascolana e grazie all'impegno del personale dell'Istituto Tecnico Agrario vengono tramandati anche alle nuove generazioni, che così ogni anno celebrano Sant'Antonio Abate con una manifestazione dedicata a Luvecchio. Attraverso i canti e la questua, i cantori girano tutto il centro storico. Una tappa obbligata è senza dubbio Piazza del Popolo. Ieri, sulla scalinata di Palazzo dei Capitani, i cantori hanno allietato la mattina dei cittadini ascolani. La festa di Sant'Antonio rappresenta la fine dell'anno agrario. Tutti i lavori contadini giungono al termine con l'uccisione del maiale, come ci ricordano i ragazzi dell'istituto. I canti a Sant'Antonio, come dici appunto, sono iniziati oggi con la fine dell'anno agrario e l'inizio di un nuovo anno. Poco tempo fa è stato ucciso il maiale, quindi adesso in questo periodo noi andiamo in giro per i negozi, per le scuole a chiedere qualcosa da mangiare, così. Infatti noi vogliamo rappresentiamo i poveracci che anticamente andavano in giro per le aziende così a chiedere qualcosa in cambio. Ma concentriamoci sulla figura di Sant'Antonio, protettore degli animali, che viene invocato per le malattie della pelle come l'herpes zoster, anche detto fuoco di Sant'Antonio. Girava per i deserti dell'Africa del Nord con a seguito un maialino al quale aveva messo una campanella tipo questa. Perché chiunque incontrasse il maialino sapeva che era il maialino di Sant'Antonio e lo doveva rispettare. La manifestazione ascolana testimonia quanto sia importante la trasmissione delle nostre tradizioni ai ragazzi, che si affezionano ad un mondo ormai lontano ma sempre affascinante. Una cosa bella è che ritornano anche gli ex allievi. Abbiamo studenti dell'Istituto Agrario, il personale della scuola, quindi collaboratori scolastici, assistenti tecnici, docenti, insomma tutti insieme, persino ex allievi.